buonasera, benvenuti, siamo qua per presentare il bellissimo volume di Anottantavina, una tantina Manhattan, volume che è il quinto della collana Rimar di Adelphi, dove tra l'altro la stessa Anottantavina aveva pubblicato questo straordinario libro sul paesaggio tra 600 e 800 italiano, Terre senza ombra, quindi dicevo della collana, una collana un po' norma all'interno della serie di collane della Adelphi. E questo volume dal titolo così sorprendente, che fa riferimento alla panchina dove Rosenblum accoglieva gli amici, no? A New York, fuori dal New York University, dal suo rapporto con le università americane, e diciamo in maniera sorprendente attraversava territori allora molto poco praticati tra contemporanei e storie, insomma, no? Che era una sorta di primazia. E il volume della Cavina inizia ricordando un testo molto bello del 67, Arte e uomini, mi pare, no? Arte e persone, un libro di Longanesi con testi di Solomon e fotografie mitiche di Ugo Mulas, un libro che io ho da sempre nella mia biblioteca. Mi sono accorto di molti parallelismi nella diversità dei ruoli, dei pesi accademici, eccetera, con le scelte, perché questo libro in realtà che raccoglie, abbiamo i due di Ospoli che hanno molto sollecitato Anna a pubblicare queste cose per la Repubblica, per il Venerdì, Paolo Mauri e Vittorio Botta, assieme al testo uscito per Novello Osservatore piuttosto che per il Giornale dell'Arte. Ecco, testi forse tranne quello dedicato all'Askin, che credo fosse stato introduttivo della mostra, della prima grande mostra monografica dedicata agli uomini gotici veneziani, Askin appunto. Per il resto sono tutte riprese di testi precedenti fatti con l'immediatezza della storia raccontata lì sul nascere, ma anche per restituire il senso di questa centralità, non soltanto per la riscoperta di autori poco noti, come è successo con le grandi mostre a partire dagli anni 60, al di là delle degenerazioni che tutti lamentiamo e che Anna soprattutto lamenta in alcune note dolorosissime all'interno della prefazione che poi si apre con la formale sottolineatura di tre grandi maestri, no? Da Federico Zelli a Giuliano Briganti, lo stesso Robert Rosen. È sorprendente anche questa scelta dei maestri di cui si danno, diciamo, in maniera frammentaria pochi connotati, alcuni titoli di libri, e penso a Pitture contro Riforma per Federico Zeri, il libro del 57, o per La bella maniera italiana per Giuliano Briganti del 61, insomma, non sono ritratti a tutto tondo, ma sono quelle scelte precise che hanno tale carriera fa all'interno del percorso, ma le scelte anche sul piano culturale, umano, quotidiano. E allora riportare la straordinarietà di questa sorpresa di Federico Zeri, che si accorge con un frammento di un'epigrafe, lui così maniacamente legato all'epigrafe della Villa di Ventana, e scopre che un pezzo d'epigrafe mancava di una madre che aveva dedicato per un certo numero di anni, per un certo numero di giorni e di ore, addirittura aveva evidenziato la scomparsa del figlio, in maniera così, con quella crepia filologica e puntuale, ritrova la parte mancante della propria epigrafe che stava nel giardino magico di casa sua e al Getty di Los Angeles. Ecco. Quindi anche con questa quotidianità sorprendente che faceva di questi tre straordinari personaggi grandi maestri a tutto tondo. Dicevo, l'attraversamento che fa Anottani riguarda alcune mostre dai pittori riminesi, attraversa tutta la storia dell'arte fino a Francis Bacon, fino a David Hockney, ecco. Io che in parallelo ho vissuto maniacalmente questa scoperta delle grandi mostre, per me fu fondamentale la mostra di Matisse, per quella del Gran Palais, però invece Anottani Cavina privilegia la scelta di 400 opere al MoMA del 92, le due mostre dedicate a Matisse, una prima nel 92 l'altra all'inizio degli anni 2000, la mostra con 400 opere che aveva fatto smobilitare l'intero MoMA di New York. E poi la successiva invece immagino molto più ristretta, molto più intimista, in cui però per la prima volta venivano scoperchiati i bauli di Matisse con le tappezzerie, le stoffe, l'orientalismo che
racconterà molto su questo rapporto tra tridimensionalità e bidimensionalità, e non solo sullo timbro squillante dei colori di Matisse, e perché Matisse, appunto, Matisse non è una cravatta. Ecco, e il senso di questa rilettura così approfondita anche nelle ultime cose, quando è impossibilitato nel lavoro e con la grande grana si aiutava, il periodo di Paul de Vance. Ecco, quindi un modo di rileggere la storia dell'arte attraverso questi spaccati che guardano molto al tuo piano, ma guardano molto anche alla formazione letteraria e di attraversamento della stessa Anna Montanellina. Penso alle continui riferimenti a Confredo Parigi, di Silabari, ad Arbasino. Ecco, per molti storici dell'arte puri sarebbero state cose, diciamo, di poco, diciamo, difficilmente toccate. Ecco, Anna ha avuto il coraggio di affrontare, attraversare e percorrere questi grandi maestri, queste grandi occasioni espositive, che ormai, appunto, è passato il tempo del carattere rivoluzionario che hanno avuto queste storie, e dicevo prima del mio parallelismo con le mie miti mostre, che invece sono da Matisse del Grand Palais del 72, ma anche le Corri de Fontainebleau. Io ricordo la riscoperta di Jean Bourgeon, di Frédéric Delorme, di Niccolò dell'Abate, le cose che non avevo colto in Italia, che le Corri de Fontainebleau mi ha spalancato, così come più recentemente sul contemporaneo le straordinarie mostre di apertura di Beaubourg alla metà degli anni 70, Paris New York, Paris Berlin, Paris Moscou e Paris Paris. Ecco, ecco, abbiamo avuto molti attraversamenti. Ecco, ritengo che il percorso di Anna sia stato un percorso talmente intimo, talmente intriso della materialità, che mi pare sia un elemento importante per tutti gli autori di cui fare questi ritratti iniziali, l'attenzione alla materia dell'opera. Ecco, forse noi siamo stati più abituati a pensare all'opera, diciamo, di cui restituire il senso dell'idea, ma non questo piacere della materia, del come sono fatti, della causalità, che è un termine tremendo, però insomma il senso della matericità dell'opera, che sicuramente i tuoi maestri ti hanno aiutato a coltivare, forse meno che per coltivare. La parola a Gregorio Muti. Dopo tutto quello che ha detto Francesco è difficile aggiungere qualcosa, però io vorrei aggiungere qualcosa. Innanzitutto io nutro una grande diffidenza quando ci sono dei libri che collazionano articoli già usciti. Ho l'idea che dico, Madonna, mi dà un'idea di vecchio, di raccogliticcio in qualche modo, e quindi dico, ma non c'è un filo conduttore, è semplicemente un mettere, fare una collana. Questo libro, grazie a Dio, come tutte ogni cosa ha delle eccezioni, quindi questo libro, grazie a Dio, è una meravigliosa eccezione, intanto perché è un libro molto bello, molto ben curato e con delle bellissime, cioè molto ben impaginato e con delle stupende illustrazioni, e poi perché è un libro che ci restituisce come dire, l'intelligenza, la cultura e la scrittura, di questo vorrei anche parlare, di Anna Montanellina. Diciamo che non sempre i storici e critici d'arte hanno godono oppure offrono al lettore una scrittura bella, chiara, ricca e piena di quelle profondità, diciamo, che anche tu dicevi, per cui anche, appunto, basta un piccolo riferimento. Lei è bravissima a trovare il dettaglio o la piccola citazione che apre un mondo e lo richiude, però nel frattempo ha dato uno squarcio, un'intelligenza, così come fa nei ritratti dei tre maestri, diciamo, sui quali poi magari vorrei che tutti ci raccontassero e ci soffermassimo un attimo. Ma perché in qualche modo la cosa che dicevi tu è interessante, perché lei prende appunto dei tagli obliqui su Zeri, Brillanti e Rosenblum, che però sono assolutamente rivelatori, sono proprio come delle inquadrature di lato, laterali, eccetera. E le mostre che sceglie, e questa è la cosa che mi piace di più del libro di Anna Montanellina, in cui c'è proprio un filo conduttore invece che è lei, e sono tutte quante mostre
intelligenti, non sono mai mostre mainstream, non sono mai mostre facili, non sono mai mostre, diciamo, di divulgazione, che possiamo discutere, poi magari discuteremo se hanno un senso, se è uscito l'anno scorso il libro contro le mostre che vivono in Montanari, eccetera. E insomma, comunque c'è un gran dibattito sulla macchina di mostre che produce soldi, che è fatta solamente, diciamo, per staccare i biglietti. Le mostre di Anna sono mostre tutte quante che rivelano a una ricerca, svelano, diciamo, artisti non sempre molto conosciuti, e degli artisti conosciuti ne prendono un lato, una piega che non era stata, diciamo, ben vista, ben studiata, ben divulgata. Questa è l'occhio di Anna di guardare l'arte. A me mi è capitato, come è capitato a Paolo, di chiederle dei pezzi. Purtroppo Anna è un'attrice pigra. Io niente. Pigra! Pigrissima! Quante volte ho detto devi scrivere di più, è vero? Perché, diciamo, sì, sicuramente una delle... i suoi pezzi erano sicuramente dei pezzi migliori che avevamo nella pagina dell'arte, su Repubblica. Ti fermo perché ti faccio. Se puoi toccare, lo faccio. No, e quindi, diciamo, avrei voluto ordinargliela di più. Alcuni, era lei che in realtà telefonava, come forse faceva anche a Paolo, e ti proponeva delle mostre che erano poi sparse nel mondo, tu non sapevi neanche, non avevi spesso contezza. Io, nella mia ignoranza grassa, alcuni di questi artisti li ho conosciuti grazie a lei, grazie all'articolo che ci ha mandato, che ci mandava, e per cui, mentre di solito, diciamo la verità, su giornali molto spesso si percorrono percorsi già conosciuti, diciamo, qualche volta addirittura ovvi, e anche gli articoli non sempre sono all'altezza delle aspettative di lettori che dovrebbero saperne di più, ma spesso sono dei piccoli bignami sull'artista, sul Matisse, sul Picasso, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo, dagli articoli di Anna questa cosa non c'era mai. Ma adesso mi fermo e partiamo su questi tre ritratti iniziali. Mi ha colpito quello di Roscoe, perché Roscoe dice una cosa bellissima, e cioè che lui arriva all'arte del passato attraverso l'arte moderna. Poi mi ha colpito ovviamente il ritratto, cioè, di Giuliano, perché Giuliano, che io ho, diciamo, conosciuto personalmente a Repubblica, poi lo conoscevo la lettura e l'ho amato moltissimo, perché la sua scrittura era anche quella luminosa, brillante e chiara, ma senza essere banale. Sì. E quindi niente, parlaci tu di... Intanto volevo dire, anch'io sono d'accordo su tutto questo, però voglio dire che nel montare queste cose, che sono questo libro, che è fatto, si sente, questo libro che è fatto, diciamo, di due componenti, da un lato sono dei testi che avevo scritto, dall'altro sono poi delle indagini personali che non a caso assomigliano molto alle mostre che io ho scelto, e quindi e poi anche su questi testi dall'altra parte c'era Delfi, che per non so quanto tempo mi ha appunto detto quello che hai detto tu: un montaggio così non si fa, il libro è di 750 pagine e il libro deve avere un'anima, quindi anche nelle scelte di questi riferimenti che alla fine io ho voluto a tutti i costi difendere, cioè Zegri, Bigatti e Rosenblum, ma che in realtà rappresentano un mondo irraggiungibile per me, ma comunque di riferimento assoluto, in cui come tutti quelli della mia generazione avevamo anche, non so, Umberto Eco, Arvasino, Bortolotto, cioè degli intellettuali che hanno segnato dei punti inattingibili, ma di una idea di cultura molto trasversale, molto, come è sempre stata anche fin dall'inizio la pagina pubblica. Quindi ci vuole un'anima, me lo sono sentito dire milioni di volte, e sempre cercando di spogliare. Volevo dire due cose. Uno, per esempio, quando noi ricordiamo queste figure, per esempio, perché ho messo questo fotogramma del 1974, che non c'è nel libro, ma
per individuare uno degli aspetti di Zeri. Cioè Zeri, oggi parliamo tanto di tutela di ambiente, cioè lui era uno che compariva in televisione per denunciare il degrado della Liappia, con due o tre immagini in cui lui vecchio, che non era poi così vecchio perché era più giovane di Giuliano Briganti, ma aveva sempre sofferto di questa artrosi, camminava con grande fatica, insomma, va per la Liappia che è ridotta veramente a una discarica e qui sta stanciando la carogna di un gatto su un frammento, più tardi raccoglie delle lattine di birra e tutto dura 2 minuti, non c'è una sola parola, in un silenzio assoluto. La denuncia di Zeri è infinitamente più potente per il carisma che ha lui, per il significato che ha di mille show che abbiamo visto urlati in tutte le maniere, e la funzione di Zeri è stata che, per esempio, quando arrivi in televisione per dire che Palazzo Reale di Milano ha ancora la sala delle cariatidi in condizioni inaccettabili e che tutti gli arredi che erano stati in vista dei bombardamenti erano stati portati al riparo nei vari uffici, lui fa un elenco di dove sono tutti quanti i vari oggetti, le varie console, le varie specchiere, e la conseguenza è che lì, come a Venaria, dopo poco tempo si ripristina una condizione generale. Cioè, questo vuol dire contribuire a un riscatto, non semplicemente fare una show televisivo. Quindi sono state figure che avevano condensato una vita enorme di studi per un che erano, io li metto qui non tanto per dire che ci assomigliamo, per dire che erano queste stelle e che significavano e indicavano alcuni elementi. E quindi al volo, questa era Zeri che ancora San Simone vestita, che naturalmente anche lui conosceva gli aspetti mediatici, era sempre, come vedete, vestito con gelabà in altri modi, questa era Palmira, però non era solo questo, cioè l'aspetto, questo era transitorio, i contenuti di Zeri ogni volta che lui individuava qualcosa era spiazzante, era il risultato di anni e anni di studio, era un uomo che a 36 anni hanno chiamato al Metropolitan Museum di New York per fare il catalogo dei dipinti del Metropolitan e poi quello di Baltimora, era l'unico europeo che era nei fra i trustees di un grande museo dell'America, cioè Grighetti, quindi era una figura assolutamente internazionale, ma non abbiamo tempo di parlarne e soltanto abbiamo voluto dedicargli, questa è la biblioteca di Federico Zeri a Bologna, e quello volevo semplicemente dire della panchina, che tu parlavi di Rosenblum. Rosenblum è stata un'altra cosa, per molti di noi a un certo punto un libro che si chiamava Transformations, Trasformazioni dell'arte di fine Settecento, che uscì in inglese, poi dopo venne anche tradotto, ma solo quello, perché anche lì c'è un carteggio di di Federico Zeri con Einaudi che segnala questo libro importantissimo da tradurre, ma siccome non apparteneva, pur essendo molto di sinistra Rosenblum, non apparteneva a quell'asse molto chiaro che aveva Einaudi, Einaudi lo scarta e quindi questo libro non viene tradotto e quindi non incide per niente sulla cultura italiana, perlomeno in quegli anni, perché è veramente Einaudi il catalogo della tutte queste e cose nuove. E Rosenblum, dicevo, aveva poi questo lato che tu lo leggevi nei libri, sognavi di incontrarlo perché lui era amico di Frank Stella, di Rothko, di tutto questo mondo, e attraverso questa rarefazione delle immagini arrivava a riscattare del Settecento tutto il momento della stazione lineare, di Flaxman, ma cioè leggeva con occhi moderni un Settecento molto più complicato e molto meno compatto e molto meno neoclassico di allora. E quindi adesso gioco su questa cosa. Il risultato poi qual è? Che quando ti succede, dopo aver sempre pensato a un uomo come a un libro, quando ti succede di incontrarlo, nel mondo americano c'è questa informalità che ti consente una vicinanza, come una mancanza di aspetto così accademico, che, e quindi la panchina era questo modo di continuare la lezione che era in NYU nel parco davanti, che era quello di Washington Square, dove si continuava in questa specie di dialogo socratico. E lo faccio solo vedere, perché purtroppo questa panchina era sotto una statua orrenda, che era questa statua di Turrini di Garibaldi, un Garibaldi che è più verista di così si muore, che sembra quel verismo di Little Italy che è lì vicino, e Rosenblum che aveva fatto questo grande, cioè non è uno studioso americano che celebrava ancora una volta il Rinascimento italiano, sul quale nessuno discute, ma
aveva a un certo momento immaginato di riscattare tutto un mondo che la Francia, soprattutto la Francia dell'Ottocento, con il grande supporto di gallerie e di grandi artisti e di critici, aveva in qualche modo eclissato. Quindi aveva riscattato soprattutto il nord, i danesi, i tedeschi, i grandi. E, però a un certo momento diceva, però sa, la Francia alla fine è sempre la Francia, perché se noi guardiamo questo Garibaldi e guardiamo invece Rodin, che negli stessi anni fa una statua di Balzac, insomma c'è uno scarto, perché la Francia sa rendere, lui diceva, nuvoloso anche Balzac, cioè sa immaginare una iconografia di Balzac molto più moderna che non quest'altra. Ma questo era per indicare qualcuno degli elementi che hanno determinato uno scarto e un'apertura di orizzonti, ed è un momento di grande euforia quando c'è un interesse nascente degli orizzonti nuovi che si aprono. Volevo dire che, per spiegare ancora un'altra cosa nella biografia che non è solo mia, è quella di chi ha vissuto quegli anni, quindi di una generazione molto larga, Giuliano Briganti era una figura, poi parlare, qui mi vergogno veramente un po', perché io venivo dalla provincia, figuriamoci quante persone di Roma hanno avuto un'accessibilità e una vicinanza con Giuliano, perché era un uomo disarmante, tu suonavi a casa sua, tutti noi abbiamo preparato la lezione della libera docenza nella biblioteca di Giuliano, che allora era in via del Borghetto, Vico del Borghetto, e poi dopo, grazie anche alla sopportabilità, la sopportazione che poteva avere anche Luisa nella nuova casa di via della Mercedes, cioè era la casa di tutti. E Giuliano aveva questa disponibilità a parlare, entrare a una mostra, e alla fine era a Parigi, in qualunque posto, chiudevano la mostra e si doveva uscire, perché lui non si smetteva mai di leggere i dipinti, davanti ai dipinti, fino alla fine, con una capacità di penetrazione che insegnando, insomma, anche con umiltà, anche di fronte a quel margine che è indecifrabile nei quadri. E qui vi faccio vedere una lettera in cui lui, da lontano, perché è una lettera che lui scrive quando è d'estate a Antalya con i suoi figli, probabilmente un club mediterraneo, non si sa come fare a passare il tempo, racconta di una visita a Perugia al museo di Perugia, a quello che chiama la Francesca, che ha visto milioni di volte, e che ancora una volta descrive una capacità di lettura di come l'oro dell'aureolo dei santi, che Piero la Francesca è costretto ancora a utilizzare, venga in qualche modo diciamo riportato a un significato così molto diverso. Ma sto dicendo questo per dire che Giuliano aveva aperto a tutti noi un mondo con tanti libri, perché ogni libro di Giuliano Briganti è stato veramente un punto cardinale: il libro sul manierismo, il libro sulla Van Witt, il libro. Ma io adesso parlo dei pittori dell'immaginario, perché mi brucia, cioè è un libro che mi brucia, esce nel 1977, a parte il fatto che è un libro torrenziale, dove la psicanalisi, la letteratura, la poesia, la cultura tedesca, naturalmente la pittura, c'è questa capacità di portare a galla tutti questi elementi, però apre su un 700 che su un 700 altro, su un 700 notturno, che poi alla fine è stato uno dei miei amori, cioè su questa scia ho poi seguito mostre, ho condotto degli studi su una linea che era stata spalancata allora. Quando Briganti mette insieme, ti fa capire che siamo sempre nel 1770, che quindi la cosa nuova è che non è che c'è un momento romantico che viene dopo, c'è questa altra faccia della medaglia, che ha la notte, l'inconscio, quello che è l'aspetto così ipnotico di questo autoritratto di Fustico, quest'asse centrale, e anche questa idea, come tu dicevi, molto moderna, di questi artisti che vogliono essere ricordati in un certo modo, e si ritraggono tutti, pur essendo pittori, mai un pennello, mai un cavalletto, mai una veste da pittore, cioè è dominante l'aspetto concettuale. Questo non è un caso, lui è Füssli, questo è questo è Flaxman, questo è la mostra, c'è una di quelle mostre, sì, di quelle mostre che Anna, che si svolta in Edimburgo, c'è un nome posto frequentatissimo dai,
la scrittura dell'arte, e anzi è scelta di andare a vedere perché perché restituiva, aveva un percorso. Cioè, il pittore come l'uomo che pensa prima che, cioè nessuno di questi ha un pennello in mano, hanno il cranio, vogliono essere ricordati nella dimensione proprio concettuale dell'artista, e lo stesso Gaspari. E questo sono tutti figli di Saturno, sono tutti figli di Saturno, però la cosa che mi brucia è che nonostante che noi avessimo trovato tutti questo libro di briganti così torrenziale, Zeddy diceva troppo lucento perché non lo fermavi più, insomma, e Zeddy scriveva in una maniera anglosassone, punte a capo, e diciamo nonostante questo insomma io allora feci una recensione per il Barco Magazine perché lo trovavo un libro assolutamente che doveva passare nel mondo, e invece difficile da tradurre, non tradotto. Successe che pochi anni dopo, esattamente 2 anni dopo, a Yale si fece una piccolissima mostra sulla cerchia di Frisley, e questa Nancy Presley nemmeno citò questa costruzione di questo mondo che aveva determinato Briganti. È la marginalità della nostra cultura, che dobbiamo interferire con un mondo che è diverso. E adesso lascio dire due cose a te. A me ha fatto poi, quella era una mostra di Edimburgo che mi era appassionata moltissimo, ma dopo io ne sono passate dei mesi nei gabinetti di disegni, non so, di Copenaghen, oppure nei gabinetti di disegni di Leida, come in questo caso, dove questa persona che si chiamava Le Superville ha lasciato montagne di lavori che praticamente non sono mai entrati nella nostra storia della cultura. Infatti per me è stata una sorpresa assoluta. L'idea del vuoto, no? Esatto, è stata una sorpresa assoluta vederli e leggerli grazie a lei, e non lo conoscevo, ma insomma questo non fa. Ma siamo 1792, quindi l'idea di dipingere, lui scrive anche un trattato che si chiama, insomma, che alla fine i segni, al di là della riconoscibilità, trasmettono comunque un messaggio molto forte, per cui puoi intitolare Angelo, quello sulla destra, oppure queste figure senza i volti. C'era un libro del 600 che si chiamava Le Plans du Vide, cioè la densità di significato del vuoto, come nella musica, della pausa, del silenzio, che è parlante esattamente quanto del bianco. Alla fine, infatti, dopo non posso dire, mi sono trovata che mescolando le cose che andavo a vedere, le cose che mi sarebbe piaciuto studiare, ho fatto con François Viard una mostra a Parigi sulla reserve, cioè sul bianco nel disegno, cioè sull'assenza, insomma, e queste erano l'anticamera di un tratto, cioè se voi pensate questa idea del paradiso, del chiamato paradiso di De Supervilli, che è un artista che viene in Italia molto diciamo filo rivoluzione, va in prigione a Gaeta, poi ritorna a Leida e lavora in questi termini. E questi mescolando appunto Briganti, diciamo, e Rosenblum, perché alla fine Rosenblum arriva dalla, qui puoi parlare molto meglio tu, cioè arriva dal contemporaneo, cioè da questa pittura che non è più l'action painting, ma è una pittura molto rarefatta, no? da Rocco, arriva a rileggere questa cultura di fine Settecento dove adesso basta, mi fermo questa cultura di fine Settecento, insomma, diciamo, dove non c'è più la tridimensionalità, si ritorna a questo momento così essenziale del disegno, molto intellettualistico, insomma, ed è esattamente contemporaneo alla pienezza della cultura invece neoclassica che vediamo in questi anni. La complessità di questo Settecento è stata uno dei grandi contributi che alcuni studiosi, insomma, ci hanno regalato. Mi fermo perché provo a dire una cosa a proposito, come si diceva Gregorio, sul tuo modo di leggere, diciamo, sbriccio alcune cose. Allora, ricordo che fai una citazione di un testo di Briganti, credo, da maniera italiana, di cui parli di come lui racconta i colori dei manieristi, immagino si trattasse del contorno di Santa Felicità, ecco, e come poi fai balenare l'idea che sicuramente Pasolini nella ricotta faccia riferimento a questa sorta di ibridazione tra diverse le posizioni, quella di Rosso Fiorentino,
Volterra, quella di Besançon, quella di Santa, intorno a Santa Felicita, e lo fa in una maniera così straordinaria che diventa leggerissimo, e il cangiantismo contorniano di Collegi Briganti, facendo riferimento poi al realismo dei succhi, delle erbe, delle cose, eccetera. Beh, adesso la pagina di Briganti è bellissima, la pagina di Briganti è bellissima. E c'è da dire che la ricotta che è in bianco e nero, certamente ha questo inserto a colori che nasce da appena uscito il libro. Quindi è una posizione frammento a colori, e lì forse andrebbe ricordato che quel bianco e nero è il bianco e nero dello spezzone della ricotta insuperato, che soltanto molto tardivamente un film dedicato alla vita di Cento Berti, Let Lost, troverà un parallelo. Film fatto da Bruce Weber, che noi a Roma conosciamo perché faceva la pubblicità del Ciarro, sì. Era un grandissimo fotografo straordinario, il bianco e nero gioca questi valori sull'assoluto veramente incredibile, e solo dopo l'episodio della ricotta il bianco e nero troverà casa in questo spezzone straordinario di Bruce Weber. Ma ci sono anche pittori al momento meno strani, devo dire. No? Beh, ma sì, c'è Gerardo, è bellissimo il fatto che anche questa è una delle cure del libro, viene riprodotta la firma, subito nella prima pagina, non ce l'abbiamo, che però è una di quelle attenzioni appunto che Anna mette nel leggere. L'abbiamo messa anche su Repubblica la firma, perché sì, sembra scritta in uno scrittorio del gotico. Perché è un pittore di cui non si sa quasi nulla come dati, eppure diventa pittore del re, eppure vive 60 anni, eppure è un pittore celebratissimo e restano 40 dipinti di cui quasi non sai nulla. Però dalla firma. Ma perché qui lui si perde completamente anche il nome, anche la traccia, cioè una riscoperta di fosse. Per dirti, quando escono i Mestri del Colore, che allora Alberto Martini comincia a fare questi fascicoli, che fu una delle rivoluzioni del gusto in Italia enorme, perché dietro c'è questa lista fatta probabilmente da Longhi, in cui Longhi scardina completamente, in cui la lista scardina completamente la cultura dei manuali, cioè fa un fascicolo dedicato a Giotto, va bene, perfetto, e uno dedicato a Maso di Banco, che scusate, era un piccolo contributo nuovissimo della cultura longhiana, oppure uno dedicato a Velázquez e uno dedicato a Ezzaimer, che oggi sì, ma allora non poteva certo. Quindi è questa idea di scavalcare, cioè di un aggiornamento con delle immagini di Schirà stupende. Allora io di Bologna mi dicono di fare Carracci. Allora io non potevo più. E allora ho accettato di fare quel cinema, però ho proposto Georges Bernatour, non perché me lo inventassi, perché c'erano state tre parole a una mostra del 26 che ti facevano scattare questa idea. Ed infatti è un artista, adesso qui vediamo un quadro che si chiama La Puce, cioè La Pulce, è una donna di notte discinta che schiaccia una pulce. Un fatto che accadeva ovunque, tutti i pittori qui lo sanno bene, tutti i pittori olandesi sono pieni di queste persone che schiacciano i fidocchi sui capelli dei figli o schiacciano le pulci, e c'è un quadro un po' grottesco, un po' piccolo, così. Lui ne fa una cosa monumentale, con una figura in una solitudine assoluta, con una zoomata quasi claustrofobica, e con questa essenzialità, se guardiamo alla candela, alla mondria, insomma, di questi alla rocca, quello che vuoi, sono questi spazi così. E quindi un soggetto volgare, laico, che ha una dignità, una sacralità, quale solo Caravaggio aveva attribuito per la prima volta alle cose. Lui conosce Caravaggio, c'è un quadro di Caravaggio a Lunéville, cioè in Lorena, dove viveva Latour, arrivato lì nel 1609, questo è misteriosissimo, ma c'è l'Annunciazione. E qui invece Latour dipinge giustamente una Maddalena, quindi una. Ma che differenza c'è fra un quadro sacro e un quadro profano come quello di prima? Cioè c'è già una cancellazione di questi generi, oppure ancora quello che fa grandissimo un artista come questo è che scelgo due dettagli. Quello di sinistra viene da una lista di musicanti ed è quanto di più realistico si possa vedere la chiostra dei denti, quanto di caravaggesco nel 600 noi abbiamo. Quello a destra è della
un dipinto che è quello che ha quella firma, che è al Metropolitan e che rappresenta la Buonaventura, cioè la zingara che legge la mano al ragazzino, intanto l'amica della zingara sfila il portafoglio dal ragazzino. Ora, da un lato c'è una capacità di ha dei registri molto sofisticati, da un lato un'attenzione realistica quasi esasperata, dall'altro una formalista al punto che, se tu lo guardi, quindi è stato uno dei miei lavori, uno che ho studiato molto a lungo, che poi ho lavorato per la mostra del 72, e qui vediamo questo accostamento, ti fa vedere come questo aspetto arcaizzante poi è anche una delle connotazioni che sono moderne. Cioè, Latour, per esempio, era un artista che nel panorama del 600, che ha Poussin, che ha Velázquez, che ha Caravaggio, che ha Bernini, che così ancora non era stato consacrato fino alla mostra di Marigli del 72, ma il fascicolo dei Maestri del Colore era del 66, quindi con le foto di Stilat che erano meravigliose, e dietro c'era questa curiosità, insomma, che nasceva da... Ma può essere che tu scrivi i dipinti di Giorgio Latour non erano citazioni precise, i suoi neologismi sono anzi così provocanti, privi di ascendenza, da far pensare che nella pittura contemporanea egli conoscesse, per così dire, una rilevazione a distanza. E qui appunto abbiamo questi doppi registri che, diciamo, è in qualche modo non facilmente classificabile. Il fatto che, se forse anche la poca quantità di lavori, diciamo, il fatto che ci fosse poco, cioè ci sia avuto tanto tempo nel secolo scorso per riconoscerlo, è dovuto alla sua difficile definizione, incasellamento. Ci sono due cose. Una è che tutti riconoscono la bellezza di questi quadri, perché prendo quello che ha Ren con le nuvole, cioè la natività, tutti, non so, i Politetten, tutti scrivono che è un capolavoro assoluto, ma nessuno sa quale sia il nome. E a un certo punto è Foss che collega il nome, quindi si era perduta, diciamo, ma da un attimo che è arrivata per un po' di sé. L'altra cosa è anche che non si sa quasi nulla, perché quello che rimane di Latour rimane soltanto alcuni stralci di alcuni processi, perché lui con i cani inseguiva quelli che andavano nei suoi campi, insomma, cioè è sempre così, nel 600 ti rimane solo il lato violento che è testimoniato da una, quindi ci facciamo l'idea che fossero così cattivi, in realtà era la vita che era molto violenta, quindi non hai nessuna notizia. Però prendo René Char, che era questo poeta, si portava i quadri di Latour nella prima guerra mondiale dentro in trincea, insomma, le immagini. E l'altro punto cruciale è che lì c'è stata una lunghissima discussione tra tutti noi, e non chi può dire qual è la soluzione, è che noi, cioè i francesi, io stessa, insomma, noi pensiamo che lui deve essere stato a Roma intorno al 1610-15, perché non può non aver visto in diretta delle cose di Caravaggio, e perché mancano completamente i documenti in Lorena, e perché tutti i pittori della Lorena venivano in Italia, addirittura venivano da bambini, da soli, era un percorso obbligato. Dall'altra parte Antoni Blanc e i nordici sostengono che loro invece è una cultura che ha rapporto con l'arte nordica, che non c'entra l'Italia, quindi insomma, questo è un caso in cui il disastro di quest'area di confine fra l'Alsazia, la Lorena, la Germania e le guerre non ti permette di avere delle informazioni, però le opere sono talmente... Mi pare che un toscano avesse trovato in Umbria. Sì, un quadro molto raturiano. Sì, Falignano, un po' più rozzo, anche quello è un modello bravissimo, è un modello un po' misterioso alla Tour. E io anche un altro a Bologna, però non è la Tour e non si capisce come ci sia questo. Ma c'è questo. Tu volevi arrivare qui? No, questa è la bella sinistra con i due profili di bocca. Sì, ma quella è una cultura, decisamente, anche perché quella ormai è una cultura che da Outhorst a questi artisti, insomma, ha una lunga tradizione. Molte volte lui ha dei dipinti che si datano 1611-12, quello di Lovro.
quindi vuol dire che in continuità con Caravaggio prima di queste. E poi un quadro che nessuno. Ma sai tutto? Non si sono nella cappella di San Giovanni Valori, la cappella di San Giovanni Valori, un muretto in parallelo, dove c'è la candela che si può dire nel 1923. Anche allora Raffaello deve essere qui tutto, insomma. Ma beh, poi bastano, si andiamo a finire. Ma comunque rimane una figura molto, insomma, una delle grandi conquiste del Seicento, insomma, a un livello così altissimo. Dove voglio arrivare? No, questo possiamo passare qui dentro, pure no, alla parte. Sapete, lui vuole arrivare qui. No? Vuole arrivare qui. Dominique Vivandero. Allora, parli tu. No, parli di no, 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 no. Io non sono contesto. Tutto ciò che sono metto qui, qui sei arrivato non prima di diventare l'occhio di Napoleone. Sì, sì, questo è prima. Cioè, beh, questa è una mostra strepitosa, perché in realtà non è né un artista né un pittore, ma in lui gli dedica una mostra colossale, intanto era un immenso collezionista, perché apparteneva alla sua collezione privata il Gilles di Watteau, quel quadro che ritratto della relazione. Questo lo vediamo anche su nel libro. Ma insomma, comunque è qualcuno che attraversa tutti i regimi e che comincia all'inizio del Settecento libertino, ma sempre con una cultura e un'ironia. Immagino che qui queste persone così colte conoscono tutte quel racconto magnifico che si chiamava Quando il Cantor, che dura saranno 30, 40, 50 pagine, che Adelphi ha pubblicato in ritardo, perché la prima edizione bellissima è FMR e con una prefazione di padre Anatole France che era molto bella. Quindi è un intellettuale che diventa appunto l'occhio di Napoleone, perché poi accompagna Napoleone in questa spedizione in Egitto che è fallimentare dal punto di vista militare, ma parte con non so quanti vascelli pieni di scienziati, di studiosi, e quindi per esempio per sopravvivere in quegli anni pubblica delle stampe, in questa serie si chiama Il Fallus Phénoménal, che è un po' una, come diciamo, una revisione un po' ironica di Jonathan Swift e degli altri di Gulliver, cioè di questa, questi omini egiziani che sono sbalorditi davanti a questa dimensione gigantesca di questo pene così spiaggiato. Ma voglio dire che da questo lui era anche un grandissimo scrittore, e di questo racconto Point de l'Anneau trasse un film, allora lui male con Jean Moreau, che era qua tipo delle cose banali, quindi forse ce le ricordiamo. E quindi era una persona che aveva tantissime sfaccettature, ma che determinò poi l'idea di museo che abbiamo oggi, perché lui a un certo momento, cavalcando quell'idea che è tipica dell'illuminismo, che può essere vista come rapina, però può essere anche vista come un sogno di costruire un mondo, un museo che fosse al di sopra delle nazioni, naturalmente a Parigi però per caso, e quindi che è il museo di Napoleone, saccheggiando insomma, l'Europa, raccoglie a Parigi tutti i tesori dell'Olanda, di Berlino, della Germania, e lui d'inverno va Berlino con questi cariaggi che poi arrivano a Parigi, ma non potete immaginare cosa fosse stata quella mostra, portato dai cavalli di San Marco al Polo del Belvedere, a qualunque cosa, e la visita di notte nelle gallerie del Louvre diventa una delle cose molto celebri. E Vivandero è appunto quello che poi alla fine, quando il museo è finalmente pronto, dove lui però porta anche, prendendoli a Spoleto, a Subiaco, in Umbria, anche tutti i primitivi che non avevano assolutamente un'aura in quel tempo, e che quindi il suo gusto è così anticipatore, porta a Parigi, e quando dopo si va a trattare per la restituzione, questi dipinti rientrano in Italia, rientrano in Belgio, rientrano con una... con un pedigree culturale molto più grande, perché era stato lui che aveva ricostituito questa idea di grande civiltà. E una delle cose da ricordare è che appunto il gusto impero nasce con Vivandenon, perché lui segue per 4 anni la campagna d'Egitto facendo il report, quindi disegnando sempre
davanti a ogni battaglia, ogni dettaglio, poi pubblica due enormi volumi che sono La Haute, la Basse Égypte, e quindi nasce questo gusto che diventa trionfante, che celebra in qualche modo la campagna napoleonica, nonostante che nella realtà non fosse stata. E queste sono alcune delle soluzioni bellissime. Io trovo la zuccheriera, qui vediamo un centro tavola che viene fatto oggi è il Tempio di Luxor, insomma, un centro tavola colossale da mandare, e questa che è una zuccheriera ispirata all'Egitto. Siamo prima di Champollion, quindi ancora non sono stati nemmeno decifrati i geroglifici, quindi è tutta una lettura così allusiva, libera, poi non credo che gli egizi avessero le zuccheriere. Insomma, è il ritorno di questo gusto per cui tutta l'Europa diventa all'insegna dell'Egitto, e l'autore di tutto questo è Ivan de Noë. Questa mostra del Louvre, mi ricordo che Rosenberg diceva che lui avrebbe voluto mai più restituire tutte queste cose che erano arrivate, e tutti discutevano perché mai Napoleone fosse andato a imbarcarsi nella campagna di Russia quando tutti questi beni li aveva ottenuti con dei trattati, e quindi avrebbe potuto la Francia conservarli per sempre. Per fortuna non è andata così. Beh, qui l'ultimo. No, parlando del vuoto. Anche che? No, del vuoto che parlavamo prima con giustificatura, eccetera. In realtà poi appunto Anna ha puntato sui giornali italiani, sulla stampa italiana, anche molti artisti del Nord Europa, dove in realtà quello spazio si apre molto spesso. C'è uno spazio di vuoto che è fatto di pareti o di cieli o di grandi, o anche di una certa fissità nel ritrarre le donne, quella Hammershaw, esattamente. Vedete, poi sono lavori in cui c'è una banalità, di una melanconia nordica assolutamente visibile, eccetera. Sono di una grandissima bellezza. Io non ho fatto niente, nel senso, no, per la parte del paesaggio sì, in un certo senso, dovendo preparare una mostra per Parigi, lì mi sono accorta che veramente la componente dei danesi era meravigliosa, perché loro, per esempio, anche quando devono toccare dei grandi temi come le ville suburbane di Roma, da Villa Albani a Villa Mattei, hanno sempre uno sguardo laterale, hanno questo senso della luce che è straordinario. Tu non c'entri mai il palazzo di Villa Albani, ma le geometrie di questo paese meraviglioso e così armonico. Oppure in questo caso la Villa Mattei, la villa non esiste, ma esiste questa apertura. Quindi sul paesaggio un po' è stato il mio lavoro. Però in realtà un artista che oggi, e questo è Eckers, Roberto, questi nudi, che naturalmente sono state, tutta questa cultura si è inabissata perché evidentemente non andava nella direzione del mainstream, cioè la Francia, con il supporto di gallerie, con il supporto di critici, ha naturalmente condotto tutto uno sviluppo della cultura verso le avanguardie, verso la stazione, verso le avanguardie storiche. Il figurativo è sempre apparso molto retro, ma questo non è un figurativo accademico, perché è sempre a qualcosa di molto magico, di molto... Intanto sono i primi tempi in cui le donne diventano davvero delle modelle in questi... Ma soprattutto nell'ambito di Ambrascio, che oggi c'è stata una mostra di recente, quindi non... Ma la mostra... Che bella! È un meraviglioso questo. Questo è un acquisto della Fondazione Custode, ha fatto una mostra adesso. E cioè dove il figurativo sopravvive e viene scartato perché non appare così moderno come in fondo questa destrutturazione che porta l'arte astratta, e il figurativo però sopravvive in una dimensione che non è mai accademica, che ha un'interiorità straordinaria. E questa è una mostra fatta nell'86 a Musée d'Orsay sulla scia di Rosenblum, perché è Rosenblum che scrive un libro dicendo da Friedrich a Rothschild senza passare da Parigi, cioè proviamo a inventarci una storia del moderno che non transiti esclusivamente da Parigi.
Però quindi, abbiamo finito perché sì, ti approvo quello di su Venezia. No, certo. Questi sono bellissimi. No, è una cosa pazzesca. Dicevo, c'è quasi un'anticipazione, cioè c'è una mia metafisica qui, in questi spazi interni che diventano un luogo però infinito, un luogo diciamo di pieno di mistero. Sono come degli ipogei, che è la sua casa di Copenaghen ed è sua moglie in tutte le varianti. So, il film di Bergman, tu capisci come dietro c'è questo mondo di una storia che è tutta diversa dalla nostra. Insomma, il film di Bergman tu lo immagini perché loro non hanno avuto la Seconda Guerra Mondiale, cioè noi dopo abbiamo avuto il neorealismo, loro hanno potuto continuare a scavare in una interiorità. Mi trovo così. Sono come delle variazioni quasi su questo tema della solitudine, della... Allora, diciamo solo una parola di Venezia. Diciamo solo, no, parliamo di Venezia perché, come diceva... Ah, questi li lasciamo Francesco, sì, no, quello è bellissimo, possiamo solamente citare il grande problema che... No, lui è tremendo, perché... Quando... E anche qui confesso la minoranza, quando lei mi propose una mostra, io parlo di film sicuramente, quindi devo certamente farla, però non conoscevo nulla di Podolò, che è appunto che peraltro viene una situazione di una collega mitologica e antipinta. Della wilderness, sì, adesso ho fatto un film, esatto, per cui è veramente solamente una minoranza che. Allora, però comunque diciamo, ha disegnato diciamo, tutta la fauna volare americana, giusto? E come una grande perizia, una certa bellezza. Allora, che cosa credo? No, sono 450 Birds of America, cioè la mitologia, sono 450 acquarelli che si chiamano Double Elephant Folio, cioè 1,10 m, questa misura iperbolica, dove dipingerlo all'acquarello, che è una cosa fugitive, che è una cosa che scivola, e ottenere questi l'airone bianco, queste esattezze, anche la tecnica, aggiungendo dei pigmenti metallici, queste sono delle invenzioni colossali, ma il punto qual è? Il punto è di per noi la rivelazione è stata di incontrare degli artisti americani che vanno tutti a Parigi, perché anche lui è a Parigi negli anni di Jefferson, è un illuminista, sa che quella è la cultura, ma poi rientrano e non sono, come diciamo, degli artisti francesi mancati, oppure più tardi, non so, non sono degli impressionisti americani. Non dipingono più né a Colle d'Africa né a Fughi d'Egitto, ma costruiscono una mitologia americana ex novo. Qui per esempio il tema della wilderness, cioè lui sta per tutta la vita per fare questo catalogo immenso e monumentale di questi nuovi miti, accostato nel South Dakota, nella Florida, nel loro habitat, creando questo... perché doveva farsi riscattare anche e accettare dall'Accademia, quindi con una dimensione scientifica fortissima, che però poi diventa quasi a volte nella grandezza così, nella compattezza del colore, anche qualcosa di pop, di metafisico, insomma, di non fotografico, per niente così letterale. E questo è un tema che riguarda. Ma tu volevi dire che ti ha mandato questo articolo e dico tu, se vuoi dire che lui mi telefona e mi dice in realtà mi mandi dei pezzi che non si può nemmeno mettere il titolo, no? Mi pare che tu abbia detto, perché lui l'aveva intitolato L'uomo che dirigeva gli uccelli. L'uomo che amava gli uccelli, sì. E quindi poi abbiamo scelto un altro titolo. Abbiamo scelto altro perché non mi ricordo più qual è. Però sono tematiche completamente l'idea dei canottieri, dei boxer, dei chirurghi, cioè di questa nuova America che non fa Sargent, che conosciamo bene, che in qualche modo in maniera americana si ispira a un ideale che è europeo, ma cerca per sé delle radici completamente nuove. E finiamo con appunto il capitolo che invece che è un saggio molto ampio, molto, che è il saggio di Anna su
frasi su Mostra Venezia, visto che Venezia è giusto parlare. Voglio solo leggere l'ultima parola perlomeno. Volevo solo in questi giorni in cui appunto di Venezia tanto si parla e sempre tutto più disastrato, apocalittico, non sappiamo più dove. Mi voglio ricordare che studiando John Ruskin per poter fare a Palazzo Ducale, voluta da Gabriella Belli e da Pierluigi Pizzi, diciamo, la prima grande mostra insomma, di Ruskin come pittore, perché una mostra devi far vedere delle cose, non puoi raccontare la sua utopia o il suo sogno sociale. E allora quindi il tema, dico, delle foglie, perché lui scrive: se sai dipingere una foglia, sai dipingere il mondo. Cioè questa idea del dettaglio, del frammento, in un mondo in cui non riesci più a catturare il tutto, c'è questa capacità di leggere, insomma, così il frammento. Quello che è anche di leggere, in fondo, la bellezza del gotico, l'unicità, l'identità di questa città, non solo nella sua parte rinascimentale ma anche nella sua parte medievale, come qualcosa che va salvato per quello che assolutamente è, cioè la diagnosi che veniva fatta immediatamente di fronte alla situazione di Venezia alla fine dell'Ottocento, quando Ruskin scrive The Stones of Venice, è che Venezia muore perché non è moderna. Venezia è in una condizione di povertà assoluta, è sfarinata completamente, è crollante, la Cadoro viene picconata per recuperare le pietre, e bisogna fare una città come le altre, altrimenti morirà. E quindi c'è questo progetto devastante di interrare moltissimi dei rivi, di fare il ponte che collega San Giorgio al Palazzo Ducale, di fare la strada che si arriva con i cavalli, viene fatta la ferrovia, con i cavalli fino a Piazza San Marco, e questo è il progetto. E questa, diciamo, analisi così attenta, fatta in 14 anni di viaggi e di disegni, dei dettagli, vedete qui come commovente, come lui disegni la conchiglia e disegni il girare in gotico, insomma, in questo rapporto con il coglio. A questo voglio portare ad esempio uno dei cieli di Ruskin, che anche questo è un questo non è un cielo italiano, è dalla sua casa di Londra a Turn Hill, e dove lui dice di fronte ai primi fumi inquinanti delle fabbriche di ceramica di Londra, cioè l'industrializzazione allora che porta questi fenomeni colorati e incredibili e di grande effetto, ma che sono ormai il segnale di una insomma, di una distruzione di quella che è un equilibrio. E voglio solo dire che di fronte a una situazione in cui Venezia era tutta piena di tutto era chiuso, il fondoco dei tedeschi, tutto era crollante, nasce una consapevolezza prima nel National Trust e poi in Italia, per cui questo piano viene cancellato e si ritrovano le forze, i mezzi per salvare la città com'è. Ora, io non so se questo è possibile, però voglio leggere solo l'ultima riga oggi, io spero che lo sia, perché era a Venezia pochi giorni fa ed era commovente vedere quanto è pulita, quanto avessero fatto per tenere pulita una città che è difficilissima, con le barche, era veramente in condizioni quasi, quasi impensabili. E c'è una frase di Ruskin che dice: possiamo edificare copie della chiesa di San Marco per noi stessi, in Inghilterra o in America, ma noi siamo venuti a Venezia per vedere questa San Marco, le cui colonne hanno tremato ai clamori dei crociati 700 anni fa. Siamo venuti per inchinarci sotto le volte dove si inchinò il Barbarossa. Siamo venuti per inginocchiarci sul pavimento dove il Doge Servo camminò a piedi nudi per ricevere la sua corona. Siamo venuti per questa Venezia e per questa San Marco. Cioè l'idea che non se ne può fare un'altra e che questa ricognizione analitica di tutti questi disegni che lui fa prima che i daguerrotipi possano fissare, perché la si possa restaurare, e prende questa piccola scatola che è al Morgan Library di New York, dove sono tutti i pezzetti dei mosaici pavimentali di San Marco, perché vengono tirati via e si rifanno in maniera... Una città forse ha una vita, tutto forse va verso, ma una,
manutenzione che prolunghi questa vita, perlomeno non ci sono altre strade, forse, insomma. Non so, ho visto a Venezia la presenza di tantissimi, anche di noi, storici dell'arte, venuti per dire che tutto è sbagliato, tutto è distruttivo, non si fa. Ma poi qual è la strada? Bisogna anche cercare di in positivo di salvare, come è stato fatto quasi per miracolo alla fine dell'Ottocento. Se guardate le fotografie di Venezia alla fine dell'Ottocento, è una città assolutamente polverizzata, cioè non c'è più una facciata che stia insieme, non c'è una, se pensate anche soltanto a Palazzo Ducale, quelle che sono le arcate di sotto vengono tutte segate, 34, perché i capitelli si stanno sparinando, si sostiene come se fosse con dei pilotisti di Le Corbusier, cioè il palazzo pesantissimo sopra, e tutti questi vengono portati all'interno e vengono ricostruiti da degli artigiani meravigliosi, e quindi sì, tante cose sono possibili. Io non ho nessuna idea, ho solo un amore senza fine per questo luogo, che forse perché per noi da Bologna è così vicino, che con un regionale paghi 10 euro e vai a leggere il giornale sulle zattere e dici, ma perché non, anche se costasse 100.000 lire, 100.000 euro, varrebbe la pena ugualmente. Anche nella conservazione straordinaria, perché un tessuto come quello di Venezia, tutto integro, è molto raro, insomma, da trovare. E quindi è stata una mostra che, di cui sono grata, perché mi ha costretto per 2 o 3 anni a girare con tutti questi fogli di una persona, una mostra difficile, perché non abbiamo un solo disegno di Raschi, non abbiamo una sola opera di Raschi in Italia, e quindi 120 opere. Dicevi? Quindi sì, se c'è un rapporto tra tutti. Sono commossa di questi tanti amici, veramente tanto, anche perché ho sempre pensato che i dipartimenti sono una cosa così contingente, poi c'è dei dipartimenti ideali anche dell'università, fatti con un'aggregazione di quello che sarebbe il nostro sogno, e quindi il riferimento con delle persone qui di Roma per me è stato sempre di una... ringrazio anche in particolare Paolo, per tanto tempo mi ha dato fiducia, spazio, e poi Francesco Moschini, segretario generale, che veramente ringrazio moltissimo per questo invito che mi ha molto portato. Gregorio, mi dico. Ancora grazie. Qualcuno vuole domandare? Tanti amici. Come sempre, il momento della domanda è quello più difficile. Nessuno lo fa mai. E allora? Secondo me, ma è che non sono ragazzi di scuola. Tu c'hai qua. No, per esempio, scusami, perché poi hai fatto riferimento alla mostra tarda di Jean de Lacour e non a quella della Ruggerita? Io ho lavorato a 3 mostre, una era Nancy, adesso sono qui perché intanto ho tagliato metà del libro, quindi ne ho scelta forse una. Quindi non ho fatto quella di Nancy, quella del 72, quindi mi sembrava di sì, no? Ah, quella più tarda, quella perché era forse più complessiva. Quella. Poi non è che le forze trovati molti quadri, no, però mettiamo due. E appunto, come dici tu, dei casi di una cultura che di qualcuno che sicuramente ha visto la Tour, e non si capisce come mai il paese dell'Umbria, come si chiamava quel paese? Sentì un paese irraggiungibile. Allora, grazie alla straordinarietà di Annotare Cavina che si è reso disponibile per essere qua alla Fidelia di San Luca, grazie a Gregorio, grazie a Paolo Mare, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Buonasera.